Signori, benvenuti al cubo dal vostro Mobby. Siamo tornati sul canale con un nuovo video. Nuovissimo, signori. Il più nuovo che vedrete oggi. Ebbene sì, signori, anche io ho... Cioè, ragazzi, non potevo non portare Raft, che è comunque un gioco di... Per chi non lo sapesse, ma penso che lo conosciamo tutti ormai. Non è da molto che è uscito proprio la versione ufficiale, se non sbaglio, adesso non ricordo precisamente, ma credo sia così. E se vedete che è la prima volta che sto giocando io, ragazzi, mi sono semplicemente preso un paio di minuti per capire com'è il gioco, come funziona, magari, ecco, un attimino quali ricette forse sarebbe meglio fare, cosa, su cosa focalizzarmi, eccetera eccetera. Quindi, a dire la verità, anche più di un paio di minuti, devo essere onesto. Però non potevo non portarvi Raft, signori. E io in realtà non l'ho mai giocato, ragazzi, perché ho sempre detto: ma io sono sicuro che prima o poi glielo porterò. Io sono non sicuro, di più. Di più. Quindi assolutamente, ragazzi, non potevo non portarlo. E quindi niente, siamo qui, signori, mamma mia. Sicuramente, allora, io non credo che comunque in generale, tanto c'è già lo squaletto, il video possa andare bene, perché ragazzi, l'hanno portato praticamente tutti, e quindi essendo praticamente canale adesso è veramente improbabile che vada bene. Però ragazzi, io non so infatti se poi da questo comunque staremo comunque a vedere intanto. Però poi non so se effettivamente magari può essere che va bene, può essere che comunque, nonostante, a prescindere da come va, magari decido di farci una miniserie. Ci potrebbe anche stare. Vediamo, vediamo. Io lo sto giocando in solitaria. Ho messo normale, giusto per darvi qualche info. Non ho messo la coop, quindi anche volendo non potremmo giocare insieme. Assolutamente. Anche perché ci sarebbe il discorso forse del regen. Quindi insomma si dovrebbero vedere un po' ste cose. Al momento volevo semplicemente iniziare, ragazzi, portarvi subito qualcosa e via, dai. Perché veramente non vedevo l'ora. Ho capito che comunque i barili, stavo dicendo i bauli che non c'entra niente, però i barili sono quelli che veramente devi andare a fare, prenderli, perché hanno una varanga, giustamente, sono barili, hanno una varanga di roba, spesso anche utile tra l'altro. Dobbiamo anche subito ingrandire la barca, in realtà, la barca, la zattera, perché comunque effettivamente dobbiamo subito fare qualcosa per bere acqua. Ragazzi, io là c'è già un'isola, ma non credo ci riesca ad andare. In realtà, ragazzi, appunto, il problema è che io la prima volta sono proprio morto, cioè nel senso, quando vi ho detto 2 minuti, in realtà mi sono preso un bel po' di tempo, perché in realtà sono stato proprio in uno stato confusionale. Cioè, non... il gioco ti butta così, non c'è un tutorial, non c'è niente. Va bene, oh, ci può stare, per carità. Però, appunto, un attimino, quando uno inizia, ti devi raccapezzare un attimo, perché altrimenti... Cioè, infatti sono morto, cioè... Sono morto praticamente di disidratazione, quindi è andata così. Quindi in realtà è stata più di una mezz'oretta, credo. Adesso non lo so, non ho tenuto conto. Però sicuramente, ragazzi, è... Ci ho messo un bel po', questo ve lo posso dire tranquillamente. Andiamo facendo qualche espansione, perché comunque, ragazzi... Ah, ok, l'ho presa. Mi servono corde, mi serve legno, dobbiamo... Devo fare anche una canna da pesca, in realtà. Ma forse sai che ci finiamo... No, non credo che riesca a fare l'ancora a mono utilizzo. Non credo, perché... Ma in realtà sarebbe... Non lo so, impossibile secondo me. Aspetta, prendo... Secondo me comunque questo pezzo di plastica dovrebbe averne 3, vabbè. Lì ci sono altri 2 barili, ragazzi. Ma la vedo bella grandi... Ma che è? Ah, è lo square, purtroppo non c'ho manco niente per attaccarlo. Quindi mi sa che per il momento passi liscio, Coco. Al prossimo giro te pesto. Vabbè, prendiamoci le risorse. Intanto, che cosa altro? Vabbè, intanto perdonami, ma questa la devo andare a fare. Ragazzi, mi serve della plastica, sicuramente. Vabbè, l'inventario ce l'abbiamo abbastanza libero, in realtà. Ok. Prima cosa però prendiamoci i barili, che mi servono come il pane, tipo. Ok, intanto c'è un'altra corda, buonissimo. Prendiamoci qua la plastica, che prendiamo doppia. Ci serve veramente come il pane. Oh, può essere pure che ci incagliamo in un certo senso. Magari la zattera sta ferma e posso scendere un attimo. Magari a fare una bella scelta, però se poi la zattera si... Ok, sembra che si è bloccata. Aspetta, aspettiamo un pochettino.
Magari intanto sai che facciamo? Nel mentre che ci facciamo una bella lancia, togliti questa. Così ragazzi iniziamo anche un pochettino a mettere. Anzi no, mettila così, ok, sì. Preferisco. Intanto ci prendiamo la roba. Se lo squalo in caso ci attacca, lo respingiamo adesso. Io ho visto per esempio ragazzi, vabbè, non ho problemi a nominarci. Cioè alcuni, vabbè, dai, non entriamo in dettagli. Comunque io appunto la serie principalmente l'ho vista, ma era molto più avanzato da quel tale Ale. Era veramente avantissimo lui, aveva una zattera immensa, veramente aveva una roba pazzesca. Aspetta, vediamo se riusciamo a fare una scia. Sì. Buono, buono. Buono, però guarda che facciamo pure. Questi qua li uniamo e la spostiamo qua così. Si può spostare. Si caccia, caccia, caccia. E teniamo queste. Ok, queste le uniamo e siamo a posto. Prendiamoci. Vediamo se intanto qua magari troviamo anche qualcosa a livello di cibo. Non sarebbe male. Sì, ok, abbiamo preso il cocco già. È la palma di cocco. Sì, vabbè, è automatico se ci ha dato il cocco room. Però queste erbe sono luminose. Possibile che non ci dà le foglie? Ehi, ma là c'è altra roba. Guarda là. Praticamente ragazzi non ho capito, il mondo di Raft c'è, com'è diviso? Nel senso c'è stato una specie di diluvio universale che ha praticamente avvolto tutto il pianeta con acqua. Non lo so, che roba è? È strano, su questa cosa non mi sono informato, però magari appunto anche per chiacchierare. Però è bellissimo ragazzi, veramente. Dovrei portarvi, ma purtroppo non ne vedo tantissimi, o almeno comunque recenti ovviamente. Parlo di titoli recenti, di simulatori survival ragazzi. Avevo provato tempo fa nel vecchio canale a portarvi Icarus, però non era andato benissimo. E quindi poi, anche se Icarus c'erano alcune modalità che, vabbè, intanto mi sono incartato, non mi facevano impazzirissimo, devo essere onesto. Vediamo se riusciamo a salire. Sì, ottimo. Un po' particolare quest'isola, eh? Vabbè, dai. Ora, la cosa importante, ragazzi, è che noi prendiamo assi e legno. Vabbè, assi e legno, ma che sei furbo. Ma mangia qualcosa? Ok, così recuperiamo anche un po' di sete. E a me non avremo problemi immediati. Fiore nero. Non so se sia raro, appunto, o meno. Uy, ci arriva. Cassa? Ah, ma è proprio la cassa! No, aspetta. Ho trovato... no, ho trovato roba. Bolt, cose, vabbè, non so cosa sono, ragazzi, almeno per ora. Ok. Però... allora, il problema è che io come scendo... mi posso buttare in acqua, sì. Vai. Ok, very good. Occhio allo squalo. Che cos'è? Non ho il piccone. Vabbè, ma scusami, io... tanto qui, perché non me la dovrei prendere sta roba? Se tanto ci arrivo, cioè, perché no? Perché no? Vediamo se ci arriviamo a quella là sotto. Sì, assolutamente. A questo momento, ragazzi, ci serve più materiale possibile. Bella, grande. Ma quanto siamo Gotakechemol? Però, anziché che parlo con i Pokémon, noi lo facciamo con i materiali da costruzione, signori, mamma mia. E vabbè, abbiamo nominato Adale prima, a sto punto dobbiamo dirlo. Che sportiveggianza, signori, dai. Che sportiveggianza. Cheat. Questo non è stato molto sportiveggiante. Appunto, ragazzi, che adesso è arrivato un po' il momento di... adesso mi preme tantissimo fare una can... niente, no, quelli non ci arriviamo, mi sa. Vediamo da quest'altro lato se c'è qualcosa. No, mi sa di no. Ok, butta in acqua. Il problema è che se ci becca il... eccolo, in two face, e che... ah, signò. E che facciamo, veramente? Cioè, lui è proprio qua che ti dice, wey, ti sto aspettando per darti un morsino. Andiamoci anche sta palma. Magari ci dà altro cocco. La speranza, no? Sì, una noce di cocco. Non disdegno, signori, non disdegno. Ora, c'è un problema, in realtà. Come mi sposto da qui? Dovremmo fare una pagoda. Una pagaia, scusate. Vabbè, ragazzi, sto proprio... io sto sfaciolando in un modo che... veramente, mi sciocco. Allora, dai. No, anche perché lui... intanto andiamo camminando un po'. Perché magari, ragazzi, becchiamo altri barili. E però tu... che scusami, buon uomo. Elevati. Non hai quando venire. Dai, mi devi far consumare la plastica. Ah, no, 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 solo le assi. Ok, ok. Ok, bueno.
Lì ci sono dei barili. Signori, io vorrei capire un attimino il discorso del cibo. Allora, griglia semplice, vuole corda. Sì, per essere il depuratore semplice vuole 4 di plastica. Quindi noi potremmo fare. Però non oltre perché... Aspetta, vediamo se riusciamo a prenderlo. No, non ci credo, aspetta. Aspetta. Ok, vai, bravissimo. Mamma mia. Ok, ci ha dato 2 di plastica. Very good, very very very. Poi in teoria ragazzi, ho visto zatteri che sopravvivevano a delle tempeste pazzesche. Però ovviamente è impossibile. Cioè la zattera di natura è un'imbarcazione troppo instabile. Non ha un no sense vivente. Allora, qua che abbiamo 6 mango, una manga a me interessa. Vabbè, mamma che battuta bruttissima. Allora, corda. Vediamo un attimino, ragazzi. Vi faccio un piccolo taglio che io adesso cerco di costruire qualcosa di interessante. Wow, ragazzi, importante. Un'altra zattera. Però non so come approcciarmi. Non posso fare. Posso fare un'ancora? No. Tanto che non c'ho la pietra, punto primo. Però potrei abbandonarla per andare lì. Lì vedo una cassa. Però non so come. Non so se si possono smontare. Non so. Aspetta, aspetta, la pagoda però. Aspetta. La pagai. Vabbè, sono fissato. Aspetta. Vediamo se riusciamo in qualche modo a imbarcarci insieme. Aspetta. Magari giusto per avere il tempo un attimo. Dai, vediamo così. L'ha incastrato? No. No, che là vedo un baule, un baulozzo, uno spaventapasso, niente. Vabbè, dai, andiamo oltre allora. Lì però c'è una cosa che mi interessa. Aspetta. Eccolo qua, perfetto. Ok, very good. Very good. Dicevo, infatti, sì. Vabbè, mettiamo questa sul fuoco. Stiamo incominciando a sentire un certo languorino. Mangiamo l'anguria. Ragazzi, io la canna da pesca l'ho fatta. Quindi magari adesso mi metto a pescare anche qualcosina. Però mi servirebbe un baulozzo, oltre che comunque un'espansione ancora della barca. Ci serve effettivamente. Dobbiamo fare tante cose per assestarci un attimino. Stavo pensando una cosa, ragazzi, no? Ma se casomai uno non hai più qua il gancio, no? E non hai la plastica per fartelo, cioè alla fine rimani fregato, praticamente. Mangiamo un pesciolino, così ci rimettiamo in forza. Attenzione, attacco, attacco dello squalo! Shark, shark! Via. Vabbè, quantomeno, ragazzi, appunto, se lo respingiamo non ci usa la plastica. Dire che è importante è dire poco. Prendiamoci sti baulozzi. Sì, vabbè, sti baulozzi, sti barili. Ragazzi, lo metto un bel po' di materiali. Penso che infatti presto, ho giocato un bel po', vorrei costruire una vela. Ecco, per esempio, piazzare la vela in questo momento non sarebbe affatto male. Però ammetto anche che dovremmo espandere un pochettino la zona. Ehi, signori, ma che abbiamo fatto già? Mamma mia. Non so se fare la vela, signori, o se aspettare per la prossima isola. Non sarebbe per niente male. Intanto mi vado continuando a procurare effettivamente dei viveri. Fondamentalmente, certo, non mi dispiacerebbe avere anche del... conservare dell'acqua, in modo tale che ogni volta andavo a mettermi col bicchiere lì, bla bla bla, fai questo, fai quello. Sinceramente è un po' seccante. Però intanto procuriamoci da mangiare, che è sicuramente la cosa più complicata. Ho visto che ci sono dei pesci che io, almeno al momento, non posso conservare. Cioè, non posso cucinare, scusate. Quindi ho deciso di fare un bauletto e conservarli. In modo tale che quando avremo invece la possibilità... Dov'è? Maledetto. Dai. No. No. Cribbio. Dai. No, 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 no. Aspetta, aspetta. Oh, che cazzo. Dov'è, dov'è? La zattera, cribbio. Oh. Aia, aia. Ma maledetto. Dai, che sfiga. Ma guarda tu. Ragazzi, mi ero impanicato perché siccome c'ho la finestra, sarà tutto tipo bloccato. Non so chi ha fatto, si è eliminato qualcosa. Ho visto un caricamento da parte del PC. E sinceramente, vabbè, lasciamo perdere veramente. Continuiamo a pescare, va. No, aspetta, aspetta, aspetta. Devo mettere altra roba a cucinare, vai. Anche perché comunque siamo... Eh sì, siamo un pochettino che dobbiamo sia mangiare e sia bere.
Tra l'altro là c'è anche un barilozzo. Va bene ragazzi, vi farò probabilmente un altro taglio. E ragazzi, ahoy, mi sa che adesso è il momento di... C'era una foglia qua, dov'è? Maledetto. E dai Cribius, vorrei fare la vela, signori, in modo tale che ci andiamo ad avvicinando a quell'isola. Vediamo se riusciamo a incastrare la barca. Tanto siamo già approdati su un'isola e magari ci saluteremo qui. Però non sto riuscendo a beccare una foglia. E sventoliamo, signori. Però dobbiamo un attimino girarla. Va di là. Va di là, va di là, va di là. Ok, dai. Vediamo se riusciamo a incastrarci, signori. Senza che uso un'ancora. Non mi ricordo. In realtà non so nemmeno se ce l'abbiamo. A dire il vero. Ok, signori, riavvolgiamo. Vediamo un attimino. Come riusciamo a sistemarci? Intanto siamo messi abbastanza discretamente a livello di cibo. Non è affatto male. Ok, signori, al massimo secondo me ci incastriamo lì. Ci prenderemo comunque qualche altro asse. Anche se effettivamente ne abbiamo. Però dobbiamo continuare ad espandere la zatta. Siamo messi in realtà abbastanza bene. Ok, sembra bloccata ma anche che un po' si muove. Aspettate un attimo. Ok, signori, sinceramente la bazzattera, vabbè, non è una barca, non so perché mi ostino a chiamarla barca. Comunque sembra si sia assestata abbastanza bene. Noi siamo andati in realtà parecchio avanti, signori. Ho costruito anche una vela adesso, vabbè che l'avete vista. Ho espanso un altro po' la zattera. Non so, adesso secondo me sarebbe il momento. In realtà per essere il primo episodio siamo andati avantissimi. Sì, perché effettivamente è da un bel po' che sono qui. Effettivamente ci tenevo tantissimo a portarvi più possibile in un episodio solo. Proprio perché poi non so se effettivamente continueremo o meno, se faremo quantomeno una miniserie. Sinceramente non ne ho la più pallida idea, signori. Però appunto ci tenevo tantissimo a fare questo tipo di discorso. Ribadisco. E adesso vediamo un pochettino intanto cosa troviamo su quest'isola. Saliremo di nuovo in barca sia a fare il banco di ricerca. Ho visto che c'è il banco. E secondo me è la cosa migliore, ragazzi. Perché vorrei sbloccare l'ancora. Non so se esiste, ma credo di sì. Credo che esista. Io ne ho costruite tre. Non le stiamo utilizzando perché siamo... Abbiamo trovato un po' il modo di far incastrare la zattera in questo modo. E quindi andiamo a risparmiare effettivamente risorse nel lungo termine. Anche perché adesso la faccio ripartire nell'esatto modo, poi la riavvolgo e via, da qualche parte andrà. Però voglio dire proprio questo, mettila così, vediamo se riusciamo a spostarci da qua. Senza appunto usare risorse, ragazzi, perché poi lasciare direttamente una canna da pesca nuova. E non lo so, ragazzi, secondo me ci possiamo salutare qui. Io adesso appunto eventualmente mi regolerò di conseguenza. Poi eventualmente, ribadisco, riprenderemo da dove ci stiamo lasciando. Magari farò appunto, non lo so, il banco di ricerca. Non lo so, penso che mi farò un'altra decina, una ventina di minuti. E poi ovviamente vi aggiornerò nel prossimo episodio, laddove appunto ci dovesse essere. State tranquilli, che so, mi sembrava un drago, vedi tu. E quindi signori, per il momento con Raft Ita è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Comunque in ogni caso un saluto a tutti i vostri mobbi, un saluto al Cubo e ciao! Ovviamente ragazzi, non c'è bisogno che ve lo dico, iscrivetevi, massimo supporto per continuare ad avere simulatori di quality.